Torna d'attualità il progetto dell'acquedotto del Canavese, la captazione di acqua dalla Valle Orco. Ci sono delle perplessità in questo senso? Ci si deve interrogare? Ci sono delle domande da farsi? Beh, certamente, domande, partiamo dalle domande. Ci dobbiamo chiedere innanzitutto come mai paesi, si parla di distribuire acqua a circa 120, 130, 130.000 abitanti distribuite sulle tre direttrici delle Poreriese, dell'Alto Canavese e del Calusiese. Allora, la domanda spontanea è come mai questi paesi, queste città che vivono ai piedi delle montagne vanno in sofferenza idrica, soprattutto nella stagione estiva. È evidente che la ragione è quello che ormai tutti conosciamo, il fenomeno del cambiamento climatico che ha asciugato le sorgive. Tutti questi paesi avevano una propria sorgiva che non è più in grado di alimentare gli acquedotti del paese. Quindi c'è questa prima grande riflessione da fare. La seconda ragione è probabilmente anche la scarsa qualità delle reti degli acquedotti, per cui probabilmente c'è anche una dispersione. Ecco, io non ho dei dati, quindi è un'ipotesi, sarebbe da valutare, da capire meglio, ma potrebbe anche essere che le reti idriche di tutta quell'area è molto datata e quindi come tale c'è una dispersione importante. Qui siamo a Ivrea, ricordo che prima degli interventi di rinnovamento della rete idrica c'era una dispersione che viaggiava intorno al 40-50% dell'acqua. Ecco, quindi sarebbe importante che contestualmente al progetto di captazione di una importante quantità di acqua da quella valle si pensasse anche alla revisione delle reti idriche, perché altrimenti sarebbe, come dire, uno strano gioco quello di togliere acqua dalle montagne per disperderle lungo le reti. E poi c'è un'altra domanda che tu sollecitavi. Ogni volta Sì. che si va a chiedere qualcosa alla montagna, bisognerebbe chiederci Sì. che cosa si dà in cambio alla montagna. Sì, certo. Dicevo prima del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. Questa sarebbe l'occasione anche di rivedere la relazione che c'è fra l'alto e il basso, fra la pianura, la collina, pianura e la montagna. Non può essere un rapporto basato solo sull'estrazione di una risorsa così preziosa come quella dell'acqua. Deve essere ridato qualcosa a questa realtà quando parliamo appunto della possibilità di rivitalizzare le frazioni, i paesi, quindi di dare le infrastrutture essenziali per la mobilità, i servizi educativi, no? La connettività, no? Sono tutti servizi che potrebbero consentire a questi paesi di poter tornare a vivere e non rimanere invece in uno stato di abbandono in cui in larga misura oggi si trovano e in particolare quella vallata è rimasta.